Da Bergamo a Tirano, sì, ma in sella a una bici, l'ambizioso progetto di una ciclovia servita da ciclogrill, aree di sosta, servizi in uno scenario di inestimabile bellezza, tra realtà agricole bio. Il 15 settembre di un anno fa, Don Roberto Malgesini fu ucciso proprio da uno dei suoi poveri. In questi giorni intenso il ricordo a Cosio Valtellino, suo paese d'origine, e a Gerola benedizione del memoriale a lui dedicato. Si terrà il 2 ottobre in Val Tartano la terza edizione della Ponte nel Cielo Run, corsa finalizzata a raccogliere denaro destinato quest'anno al Fondo Povertà. Tra i partecipanti il campione del mondo di ski alp Michele Boscacci. Dopo il teatro e le arti visive tocca la musica, il 24, 25 e 26 settembre, tre intere giornate dedicate rispettivamente a ritmo, armonia e melodia. Tanti ospiti per altrettante degustazioni sonore tra garage, androni e il verde del quartiere del capoluogo. Un saluto ai telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Da Bergamo a Tirano in sella una bici, lungo un tracciato servito da ciclogrill, aree di sosta, servizi e sullo sfondo di territori di inestimabile bellezza lungo i quali sorgono realtà agricole bio. Tutto questo sarà presto possibile. Parliamo di Orobiche Ando. Sentiamo. Si chiama Orobiche Ando e quella K posta al centro del nome di questo ambizioso ma rivoluzionario progetto non tradisce certo le sue intenzioni. La K di bike, di bicicletta, perché è proprio in bici che questo piano di comunicazione viaria ambisce ad unire le province di Bergamo e di Sondrio su di una pista ciclabile, valorizzando, oltre alla mobilità sostenibile e dolce, l'enogastronomia ed il turismo rurale. Un'idea che mette assieme più attori, i GAL, gruppi di azione locale, di Valtellina, Valseriana, Laghi Bergamaschi, Colli di Bergamo e Valle Brembana. Con questo studio di fattibilità che abbiamo realizzato con questo progetto abbiamo appunto voluto cercare di identificare un collegamento tra l'aeroporto di Orio al Serio e la Valtellina che valorizzasse, che attraverso le valli della Bergamasca, la Val Brembana e la Val Seriana valorizzasse il versante orobico e tutte le eccellenze enogastronomiche che si trovano in questo territorio. Un itinerario diviso in tre tappe. Primo giorno Orio al Serio Premolo in Val Seriana, secondo giorno Val Brembana fino al Passo San Marco, terzo poi che prevede l'attraversamento della Valtellina fino a Tirano. Oggi la presentazione del progetto che coincide con il terzo giorno del tour, quello appunto tutto valtellinese. Noi abbiamo realizzato uno studio di fattibilità che ha previsto innanzitutto un inquadramento e un'analisi di mercato di quello che è la situazione del cicloturismo in Italia, quindi uno studio su come si muovono le persone in bici che fanno cicloturismo. Abbiamo realizzato dei sopralluoghi per conoscere proprio il territorio, abbiamo fatto delle proposte di interventi per rendere tutto questo percorso al servizio del cicloturista. Quello presentato oggi, che per ora è un progetto di fattibilità, prevede la realizzazione di una rete ciclabile realizzata secondo i canoni europei della European Cyclist Federation, connessa con la ciclovia internazionale Eurovelo 15. È un progetto, direi, molto molto interessante, perché se voi pensate che andiamo a creare un percorso che valorizza l'enogastronomia di questi territori partendo dall'aeroporto di Orio al Serio arrivando addirittura fino al Trenino de Bernina, con tutta una serie di valorizzazioni appunto territoriali che si incontrano appunto su questo percorso. E sono davvero tante e variegate quelle realtà culturali e produttive interessate dal tour, da cooperative sociali con i propri vigneti bio, alla frutticoltura, alle produzioni casearie fino alle farine biologiche. Il tutto lungo un tracciato minuziosamente battuto da un sistema di segnaletiche, snodato tra tracciati ciclopedonali, strade a basso traffico, strade campestri e sentieri in quota, all'insegna dell'accessibilità anche per i diversamente abili, che potranno percorrere la ciclovia in sella a biciclette come quella presentata quest'oggi e realizzata dall'artigiano tiranese Daniele Rinaldi. Allora, la bicicletta consente il trasporto di bambini fino a 50 kg di peso in sicurezza e in comodità, perché è stata dotata di un sistema posturale ergonomico e facilmente regolabile che sia in grado di accogliere la disabilità in ogni sua forma. Lungo la ciclovia è prevista la realizzazione di aree di sosta, ristoro, bici grill, oltre a punti di ristoro mobile e servizi di prossimità come bar, rifugi e aziende agricole.
E saprà sicuramente anche essere coinvolgente per le regioni più attrattive, come può essere il Trentino o la nostra vicina Svizzera. Quindi andrà sicuramente portato in consiglio regionale, verrà approvato e questo sarà uno di quei progetti che con orgoglio riuscirò a portare nelle sedi opportune. È già stato coinvolto le persone, quindi tutti gli assessorati, e speriamo che approdi nel più breve tempo possibile. A Don Roberto Malgesini, ucciso il 15 settembre dello scorso anno, Como ha dedicato la piazza davanti alla parrocchia di San Rocco. È il luogo dove il prete degli ultimi è stato ucciso proprio da una di quelle persone che cercava di aiutare. In questi giorni intenso è stato il ricordo del sacerdote anche a Cosio Valtellino, il suo paese d'origine. A Gerola si è svolta invece la benedizione del memoriale dedicato a Don Roberto, ma anche in tutta la Valtellina sono stati tanti momenti condivisi di preghiera e di riflessione. Ce ne parla Paolo Croce. Sono i giorni del ricordo, della riflessione, del ritrovarsi per essere sicuri di non perdere la preziosa eredità di Don Roberto Malgesini, ucciso da uno di quei bisognosi a cui dedicava la vita. Un anno dopo il suo efferato omicidio, l'incredulità, la rabbia, le tante domande senza risposta hanno lasciato il posto ai frutti dell'amore che Don Roberto ha coltivato. Un dono destinato a tutti, anche ai non credenti. Ci colpisce la commozione sul luogo dell'omicidio. Anche la pioggia contribuisce a un momento di riflessione per quello che è stato definito il prete degli ultimi. A Don Roberto è stata dedicata la piazza, il luogo dell'omicidio, davanti alla sua parrocchia San Rocco. L'amore è più forte della morte. L'amore vince e supera il male, l'odio, l'inimicizia, la stessa morte. Don Roberto vive trasfigurato nell'amore del risorto e continua ad assisterci perché impariamo anche noi ad essere accoglienti verso tutti, riconoscendo nei poveri la presenza stessa del Signore Gesù. Sono grato al sindaco e all'amministrazione comunale per aver disposto che il luogo dove Don Roberto è stato ucciso fosse dedicato alla sua memoria. Ma questo angolo della città di Como, prima ancora che fosse ufficialmente dedicato a Don Roberto, era già diventato un luogo simbolo per chi crede che un mondo migliore sia possibile. Questo luogo che lui ha frequentato, ha santificato, ha corroborato nelle persone e nelle diverse figure che si sono avvicendate nella frequentazione dell'oratorio e non solo, oggi assume un valore ancora più importante, se si può parlare di un'importanza maggiore. Sono certo che ognuno di noi, anche nella preghiera per chi ha la fede, anche intimamente, rifletterà certamente sul dramma che è accaduto e che solo il disegno di Dio può spiegare. Don Roberto era soprattutto il prete degli ultimi, un esempio per gli altri. Profondo ricordo anche a Cosio Valtellino, paese d'origine di Don Roberto, e in tutta la Valtellina. Momenti di incontro, di preghiera, sono tenuti nella parrocchia di Regoledo, dedicata a lui, mentre in Val Gerola il parroco Don Siro Acquistapace ha benedetto il memoriale dedicato proprio a questo prete, un memoriale posato a Pescegallo, vicino al Tempietto degli Alpini, uno dei luoghi simbolo. La parola ai volontari che lo hanno conosciuto a Como. Era un amico, un confidente, io dicevo che era un povero in mezzo ai poveri, perché lui era questo. Il ricordo di Don Enrico. Il pensiero che mi rimane è una bella frase che ho trovato in questi giorni su Don Roberto, che diceva: Don Roberto è di tutti perché è stato un pane spezzato e le briciole sono andate dappertutto. E sono le briciole dell'amore. Sicuramente Don Roberto Malgesini non voleva essere un esempio, non voleva essere imitato, anche perché non ne saremmo capaci. Resta però ben vivo, oltre al suo ricordo, l'invito a rallentare, a guardare per vedere l'ultimo che vive in mezzo a noi. È morto questo pomeriggio a Colico Marco Masetti, 46 anni, dirigente regionale di Fratelli d'Italia. Il corpo di Masetti è stato ritrovato senza vita intorno alle 15 nel bar-ristorante di cui l'uomo era proprietario in via Giuseppe Mazzini. Sulle dinamiche della tragedia stanno indagando i carabinieri.
E ora cambiamo decisamente argomento. La Ponte nel Cielo Run, corsa non competitiva che si sviluppa in Val Tartano, mantiene la sua duplice valenza sportiva e benefica. Ieri la presentazione della terza edizione nella sede di Pro Valtellina Onlus, associazione che da sempre appoggia la manifestazione. Vediamo. Torna per la sua terza edizione la Ponte nel Cielo Run, la corsa non competitiva di 7,5 km e 980 metri di dislivello. La gara, in programma il 2 ottobre, è stata presentata nella sede della Pro Valtellina Onlus, associazione che sostiene da sempre questa manifestazione. Una corsa che ha saputo resistere alla pandemia, che anche quest'anno si ripropone con una veste diversa rispetto al recente passato. Se l'anno scorso la kermesse si era arricchita della sostila Vertical Race, per questa edizione si tornerà alla gara unica. Riflettori puntati sulla Val Tartano, una valle sul versante orobico che grazie al ponte tibetano sta attirando sempre più turisti. L'evento avrà una valenza sia sportiva che benefica. Noi sosteniamo queste manifestazioni proprio perché c'è uno scopo benefico. Lo scorso anno, Col ricavato di questa manifestazione, abbiamo sostenuto in piena pandemia il fondo per i nostri ospedali, per aiutare quindi nel nostro piccolo i nostri ospedali, e quest'anno invece la raccolta di fondi di questa manifestazione sarà destinata al fondo povertà di Fondazione Pro Valtellina, che è stato istituito con le altre fondazioni comunitarie di Fondazione Cariplo. Presenti alla conferenza stampa di presentazione gli organizzatori Cino Ortelli e Michele Rigamonti, che hanno più volte sottolineato la grande spettacolarità della gara. È stata scelta questa gara in fusione per potergli dare comunque la parte veramente impegnativa del primo tratto, che è quello che parte dalla Sirta e sale in Val Fabiolo per arrivare poi a scollinare, e quest'anno invece che terminare lì proseguirà la sua cavalcata scendendo in fondo valle, arrivando fino al bacino di Tartano, risalendo il versante opposto e per terminare sempre sul bellissimo avamposto che precede chiaramente l'attraversamento della passerella del ponte sospeso. Io da valtellinese ho scoperto questi territori con la gara, dal Ponte del Cielo, che ormai tutti conoscono, ma anche la sostila vertica, che se la percorri a piedi ha degli scorci quando arrivi in cima che vedi praticamente il lago di Como. Dunque dei territori che io da valtellinese non avevo mai visto da pelle d'oca. Dunque invito tutti a partecipare, perché oltre ad avere dei territori, della gente stupenda che aiuta a organizzare la gara, e qui ringrazio i volontari perché senza di loro questo non si potrebbe fare, un ringraziamento particolare va anche a loro e agli sponsor. Un percorso nuovo, un percorso un po' più tecnico, un po' più impegnativo, ma che darà soddisfazione agli atleti che intenderanno parteciparvi, anche dal punto di vista naturalistico, perché la verticalità sarà presente fin dall'inizio con la Val Fabiolo, una valle molto stretta e poco conosciuta, e poi anche con la verticalità spettacolare del ponte nel cielo all'arrivo. Un percorso nuovo che intende unire le forze di due comunità che vogliono con questo evento trasmettere anche il messaggio di come l'unione possa fare la forza. Secondo le ultime voci, la gara potrebbe attirare l'attenzione anche del campione di sci alpinismo Michele Boscacci, fresco di record di ascesa da Sondrio al Piz Bernina. Dopo il teatro e le arti visive, tre giornate di degustazioni sonore negli spazi della Nuova Piastra. L'appuntamento è per il 24, 25 e 26 settembre nel quartiere sud-ovest del capoluogo, con Passeggiando tra le note, una rassegna musicale gratuita all'insegna dei pilastri che caratterizzano la musica. Uno per giorno, ritmo, armonia e melodia. Vediamo. I'm falling from grace. Le hanno chiamate degustazioni musicali e questi veri e propri assaggi saranno offerti nel corso di tre giornate, da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in svariati punti del quartiere sondriese della Piastra, cornice a cielo aperto di Passeggiando tra le note, nuova iniziativa rivolta a tutta la città che porta la firma di Comune di Sondrio e Solco Sondrio in collaborazione con l'Accademia Musicale Antonio La Motta. Tre giorni che sono sicuramente un qualcosa di interessante e di nutriente per tutti quanti. Sono tre giorni immersi in mezzo alla musica, tre giorni dove visiteremo le parti che compongono la musica, quindi ritmo, armonia e melodia. Tre giornate dense di musica, dove la musica avrà tuttavia un ruolo che vuole andare ben oltre l'intrattenimento.
due punti cardine. Uno è quello di fare cultura in un luogo che comunque è da tempo che è stato abbandonato e poco considerato, ma soprattutto fare prevenzione, perché l'Accademia Musicale è in quartiere da anni e offre questo evento, secondo me, la possibilità anche ai ragazzi di interfacciarsi con il bello, e questo evento crea dei legami, delle relazioni e delle emozioni. La prima giornata sarà dedicata al ritmo, il più primitivo e ancestrale degli elementi che caratterizzano la musica. Il sabato sarà invece il giorno dell'armonia, mentre la domenica racconterà la melodia in tutte le sue forme. E di giornate interamente dedicate alla musica si tratta, con le mattine con i laboratori, i pomeriggi con le passeggiate sonore alla scoperta delle isole musicali della Piastra, tarandroni, ex negozi in cerca di nuova vita, garage e giardini pubblici. La filosofia un po' che racchiude questo evento è quello di andare oltre un po' il pregiudizio. Infatti ci saranno queste passeggiate in quartiere e sono stati scelti dei luoghi che all'apparenza sono dei luoghi trasandati, un po' abbandonati, che le persone generalmente non considerano, però al loro interno racchiudono un potenziale enorme, e questo potenziale esce fuori con un musicista e il suo strumento. E quindi le persone che parteciperanno a questo evento, a queste passeggiate, potranno scoprire che c'è del bello e della poesia anche in un luogo che apparentemente non comunica niente. Sabato 25 sarà la giornata clou, la giornata dell'armonia, che prevede anche una parte serale dal vivo al Pattinodromo. Il concerto Amici di Antonio, dove ci saranno gli insegnanti dell'Accademia che accompagneranno i partecipanti del canto di gospel che faranno nel laboratorio la mattina del sabato, e ci sarà in seguito il concerto di un cantautore catanese che si chiama Paolo Antonio con il suo nuovo album che si chiama Io non sono il mio tipo. In seguito ci saranno degli eventi, dei sound system e dei concerti dal vivo che proseguiranno fino a chiusura. Troverete sia sui nostri social La Nuova Piastra e su Eventbrite l'evento con il programma dettagliato e la possibilità di iscriversi, perché serve la registrazione, sia ai laboratori sia alle passeggiate e ovviamente al concerto serale. Due incidenti stradali quest'oggi lungo le strade della nostra provincia. Nel primo, intorno alle 13 a Talamona, a rimanere coinvolto in un ribaltamento un 22enne che è stato trasportato in cordice giallo all'ospedale di Sondrio. Oggi pomeriggio, poi attorno alle 16.30 in via Medera a Berbenno, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Sondrio per estrarre dalle auto coinvolte in un rocambolesco incidente ben 6 persone. 5 feriti, immediatamente soccorsi sul posto e trasferiti a bordo di alcune ambulanze all'ospedale del capoluogo. Si tratta di 2 29enni, una bambina di 1 anno, un altro bimbo di 4 e un uomo di 83 anni. Ed è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, si chiama Picchio Rosso ed è la prima e unica per ora scuola nel bosco di Sondrio. Qui non esiste brutto o bel tempo, ma soltanto un equipaggiamento giusto oppure sbagliato. Scopriamo perché. Esiste bello e cattivo tempo, esiste buono o cattivo equipaggiamento, no? Per cui i bimbi hanno tutti degli stivaletti, hanno delle mantelline per l'acqua, e quando proprio piove tanto andiamo anche con l'ombrello e si fanno esperienze sotto l'acqua, nelle pozzanghere. La scuola dell'infanzia si chiama Picchio Rosso ed è la prima e unica scuola nel bosco di Sondrio per un apprendimento che segue lo sviluppo naturale del bambino. A proporla per il secondo anno è GEA Aldebaran, Centro Nuova Educazione. È rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni e si trova alla clubhouse del Rugby Sondrio in Piazzale Foianini, ancora per qualche settimana, perché poi il Picchio volerà in una nuova sede, sempre nel verde e sempre nel capoluogo. Il nostro progetto fa leva sulle sensibilità dei genitori, cioè dei genitori che comprendono che è necessario già da molto piccoli iniziare un approccio educativo assolutamente alternativo. Legnetti come giocattoli o come strumenti musicali improvvisati, cortecce dietro le quali riposano elfi e fate, un armadietto con tanti cestini destinati a tornare dalle uscite carichi di pigne, foglie, fiori a seconda della stagione. Al Picchio Rosso anche i ruoli non sono quelli a cui siamo abituati. Non è l'insegnante che propone delle cose, il bambino fa e l'educatrice sostiene quello che il bambino sta sperimentando in quel momento. Quando si arrampicano sugli alberi,
cioè dovreste vederle voi sugli alberi, sembrano dei koala appesi, no, là sugli alberi, no? Quando si arrampicano da soli, quando su un sasso cominciano a cercare di capire come tirarsi su, cioè sono tutte prove di coraggio che loro mettono in atto e sentono anche una fiducia in se stessi e sentono che l'adulto dà fiducia a loro. E come è stato detto, il clima e il tempo meteorologico non condizionano certo le attività. Siamo dentro non tanto e solo perché piove, ma siamo dentro perché c'è un giusto equilibrio. Il lavoro che stanno facendo adesso i bambini è un lavoro che è direttamente collegato al fuori, cioè stanno in questo momento facendo dei biscotti con i semi che alcuni bambini hanno portato per dare da mangiare agli uccelli. Questi biscotti saranno appesi poi agli alberi e gli uccellini verranno a beccare, a mangiarlo, eccetera, no? È un turismo che cambia, quello di cui ci parla il direttore del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, Roberto Pinna. I dati in leggera ascesa rispetto all'estate del 2020 consolano gli operatori del settore, certo, ma occasioni di incontro con i possibili clienti, come fiere del settore e workshop, rimangono un fondamentale passaggio per incentivare un turismo montano sempre più vicino alle famiglie e non soltanto italiane. Ne parliamo nel prossimo servizio. Con la pioggia di queste ultime ore arriva anche la fine di una stagione estiva durante la quale il turismo lungo le nostre montagne ha visto crescere, seppur di poco, un flusso vacanziero regionale, certo, ma anche dal resto della penisola e dalle nazioni limitrofe alla nostra. È probabilmente l'inizio, seppur flebile, di un cambio di rotta. E siamo partiti con un luglio con qualche difficoltà determinato soprattutto dal meteo, di certo non è stato il luglio del 2020, mentre invece agosto si è dimostrato un buon mese. Numeri esatti non abbiamo, chiaro che possiamo dire delle tendenze che abbiamo visto e che cosa abbiamo notato, quindi sicuramente la tendenza è quella di vacanze sempre più brevi, molto più toccate fuga, sicuramente prenotazioni sottodata e poi l'unica cosa di incremento, ma è poi sicuramente è un dato ormai consolidato per la Valmalenco e per il mandamento, è quello di un aumento di famiglie. Nel periodo compreso tra maggio e settembre, dati delle presenze turistiche in leggero aumento nel mandamento di Sondrio. Se nel 2020 i turisti censiti erano stati 62.751, quest'anno nella stessa forbice temporale sono 64.526 vacanzieri che hanno scelto di soggiornare, seppur per breve tempo, in questo territorio. Nel 2019, quando la pandemia ancora era cosa lontana, erano stati 80.398. Tra le ragioni alla base della scelta di vacanze più brevi dalle nostre parti, il 59,8% degli intervistati fa riferimento alla ricerca di tranquillità e alla sicurezza, il 51,6% alla vicinanza al luogo di residenza e il 47,5% considera invece il budget familiare ridotto. Mai come adesso il turismo sta cambiando, ce ne stiamo rendendo conto, tante sono le vostre iniziative messe in campo, quanto è importante puntare sul mercato italiano e naturalmente europeo e quanto è importante soprattutto puntare su quelle occasioni di incontro come ad esempio fiere e workshop del settore? Essere presenti vuol dire esistere. Quando, se non siamo presenti a queste manifestazioni, comunque non ci siamo. Noi facciamo parte, come la Valtellina, di quelle territori che purtroppo non hanno dei grandi investimenti comunicazionali come possono essere i nostri concorrenti più quotati e quindi siamo ancora costretti a fare il porta a porta. Ha una doppia funzione, allora, la promozione ma soprattutto quello di instaurare un rapporto umano e diretto con quelli che sono i nostri clienti. Centro di eccellenza per la produzione di elementi ad altissima tecnologia per turbine a gas e a vapore. Lo stabilimento Baker Hughes Nuovo Pignone di Talamona mette la Valtellina al centro della transizione energetica. Il sito, che conta 300 dipendenti, ha un legame con il territorio molto stretto. Una crescita continua e costante che ha portato alla realizzazione di ben 7 linee produttive diverse. Simone Belletti. Centro di eccellenza per l'innovazione tecnologica a livello nazionale, in grado di produrre elementi ad alto valore aggiunto all'insegna della tecnologia e dell'automazione. Lo stabilimento Baker Hughes di Talamone è diventato un vero punto di riferimento per l'intero territorio, un'azienda al servizio dell'industria e dell'energia.
Il sito è specializzato nella produzione di pale, componenti fondamentali delle turbomacchine per indirizzare la compressione o l'espansione del gas al suo interno. Questo stabilimento è uno dei 7 stabilimenti che Beccheri Hughes Nuova Opinione ha in Italia. Conta circa 300 dipendenti, 210 dipendenti interni e anche, se aggiungono alla nostra grande famiglia, circa 90 operatori che operano sul nostro plant ogni giorno assicurandoci la massima efficacia nei servizi di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro lavoro. Abbiamo un legame con il territorio della Valtellina molto stretto e molto importante, oltre ad avere chiaramente una serie di dipendenti che abitano e che vivono la Valtellina e sono del territorio, anche con le aziende della piccola e media industria della provincia di Sondrio, chiaramente sono parte del nostro business e collaborano in maniera fattiva. La mission dell'azienda è ben delineata. Per Beccheri Hughes, innovazione è la parola d'ordine. L'impiego di tecnologie sempre più pulite e attente all'ambiente, uno degli obiettivi principali perseguiti. Nel 2030 contiamo di aver dimezzato l'impatto della CO2 in termini di emissioni, per arrivare poi a uno zero carbon, quindi vuol dire l'abbattimento completo delle emissioni di anidride carbonica nel 2050. Una crescita continua e costante, quella del polo di Talamona. Nello stabilimento si possono contare ben 7 linee produttive diverse. Le più recenti, che sono anche le più innovative dal punto di vista tecnologico, sono la linea dell'additive manufacturing, dove stampiamo in 3D componenti molto complessi, soprattutto componenti di combustione, delle camere di combustione delle nostre turbine a gas, e l'altra linea è la linea dei rivestimenti, dei coating per le parti calde turbina e della brasatura. Turbine a gas e a vapore, compressori assiali, centrifughi ed alternativi, tecnologie di additive manufacturing, coating line, questi prodotti e le linee di produzione dell'azienda talamonese. In uno dei reparti dello stabilimento vengono prodotte pale per turbine a vapore e a gas. L'attività principale è l'attività di fresatura, dove viene fatto il prodotto, quindi la lavorazione meccanica sul prodotto, per poi quindi seguire nel reparto appunto dei finali, in cui vengono fatte delle lavorazioni, comunque dei controlli finali aggiuntivi, per poi il materiale essere imballato e spedito a Firenze, che è il nostro cliente principale. Uno stabilimento che è all'avanguardia, che utilizza tecnologie moderne come l'automazione industriale, la robotizzazione e l'additive manufacturing, e nello specifico gli ultimi progetti che stiamo portando avanti sono progetti legati all'introduzione delle tecnologie che servono per la realizzazione di componenti aeroderivativi, nello specifico per la lavorazione di palette turbine a gas che dal punto di vista del design provengono dai motori di aereo. Uno degli ultimi investimenti è il reparto coating, dove vengono realizzati rivestimenti superficiali per componenti delle turbine a gas. Utilizziamo diverse tecnologie, quali la spruzzatura tramite robot, l'elettrodeposizione, e ci occupiamo anche di brasature e saldobrasature di componenti per le turbine, per le pale delle turbine e per gli ugelli delle turbine. Questo era l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi e buona continuazione.